Ciao Vets, ci siamo. La sequenza di Natale 2022 comincia tra qualche secondo. Però questo è il momento in cui con te vedo per la prima volta lo sfondo fatto e finito e ho tutte le dita incrociate. Spero tanto che renda quanto ho immaginato. Bene, Carol of the Prism in 3, 2, 1. Almeno secondo me è bellissimo, è super cozy. Mi sono chinata perché così vedi il camino. Come al solito, io mi immagino grandi cose per le decorazioni della scrivania che però non si vedono perché c'è la mia testona in mezzo. Comunque, già da questa prima occhiata, spero che lo sfondo ti piaccia. Oggi è l'8 però, il che significa che lo vediamo così adesso e poi lo cambiamo subito. Che poi non è che lo cambiamo, lo arricchiamo. È ovvio che oggi bisogna fare l'albero. Ma, visto che insieme a questo video esce anche il vlog delle decorazioni, avevo bisogno di una scusa per farti vedere subito anche la cucina. Mi raccomando, non guardare prima il vlog delle decorazioni, secondo me. Cioè, questo è il video principale di oggi. E poi extra c'è il vlog. Vabbè, insomma, quindi come scusa ho pensato, mentre facciamo l'albero, ci servirà mica uno snacchino, no? Per il viaggio, per l'impresa. Quindi riprendiamoci al volo dall'emozione del reveal di questo sfondo perché ne arriva subito un altro. Andiamo in cucina. Di nuovo, io vedo questo sfondo per la prima volta con te, con tutte le lucine, cioè ho solo controllato il fuoco. Vabbè, ok, vediamo com'è. Sì, mi piace. Aspetta, non riesco a smettere di guardarlo. Forse mancano un po' di lucine qua però, ora che guardo. Per i prossimi video questa mancanza sarà sanata. Ok, però intanto occupiamoci di uno snack, secondo me è perfetto da smangiucchiare mentre si fa l'albero. È una merendina a base Rice Krispies e abbiamo già fatto in passato dei dolcetti di questo genere. Di solito per Halloween abbiamo fatto i mostrini colorati con gli occhietti sopra, abbiamo fatto quelli a forma di Frankenstein, ma ho trovato questi a forma di pudding e mi sembrano meravigliosi, quindi proviamo. Come sempre l'elenco della ricetta originale e tutti i materiali che uso per, spero, realizzare con successo questo dolcetto è linkato nel master post che c'è sul sito, il cui link a sua volta trovi qua nel box. Allora, 200 grammi, no, la so perché sto giro l'ho letta 100 volte. Se per caso questa è la tua prima sequenza, ho detto questo quanto perché in passato. No, allora, diciamo che i miei errori sono spesso variati. Nascono da attrezzatura errata, convinzioni errate, ma spesso anche perché non leggo bene la ricetta prima di iniziare a farla. E poi faccio dei casini in corsa. Ma sto giro no! Allora, 200 g di cioccolato al latte e 50 g di burro in un pentolino per scioglierli a bagnomaria. Io ancora una volta uso il magico pentolino fatto apposta che fa sì che non si attacchi mai niente ed è magnifico. Vorrei averne 70, però ne ho uno solo, quindi di solito lo devo lavare tra un passaggio e l'altro. Non è magnifico, tra l'altro, una ricetta con le dosi in grammi? È una di quelle che ti fa scegliere l'unità di misura. Fantastico. Allora, 200 g abbiamo detto. Questo quant'è? 100. Dai, per forza dobbiamo aprire la battaglia nei commenti, cioccolato al latte o fondente? Io al latte tutta la vita. Confesso che è una delle ragioni per cui ho scelto questo dolcetto qua. E mi piace anche che la ricetta dica di aver scelto il cioccolato al latte perché dà il colore perfetto ai pudding. E effettivamente secondo me ha ragione. 201. Ti controllo, sai? 39. 42. L'occhio del cuoco! Non è vero, sono 52, però va bene lo stesso. Bene, mentre quello si scioglie, io dunque voglio misurare Rice Krispies nella ciotola dove poi assemblerò tutto il mescolone. Me ne servono 100 grammi. Ah! Ups! No, ok. No. 112. 102. Va bene, 101. E poi, già che ci sono, sai cosa facciamo? Misuriamo i 180 grammi di mini marshmallows che vanno aggiunti a tutto quello banderno di roba che si va sciogliendo. Oddio, spero che non cambi colore al cioccolato il fatto che questi marshmallows siano colorati. No, sicuramente no. 180! Yay! Ma ci stanno dopo nel pentolino? Sai che non sono molto sicura? Vabbè.
L'altra cosa ancora che voglio fare mentre questo succede è preparare le foglioline e le bacche con cui puoi decorare i pudding. La ricetta dice che ovviamente puoi colorare della pasta di zucchero. Io ho pensato di prendermela direttamente dei colori giusti. Avrà senso mettere della carta forno? Beh, oddio, male non fa, no? Sai cosa? Aspetta che chiedo a Kim. Ho questo sospetto di non dover usare la farina per non appiccicarmi con le mani a questo, ma lo zucchero a velo, quindi adesso le scrivo e controllo. Anzi no, le facciamo un vocale. Ciao, scusami, senti, devo stendere della sugar paste. Devo usare dello zucchero a velo, no? Perché non mi si appiccichi alle mani, non la farina. Vero? Thanks. Ha risposto solo ha 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 ha. Sta scrivendo. Pensa se magari l'ho beccata tipo in un momento di lavoro serio, magari in riunione, non lo so. Puoi entrambi, ma se è sugar usa il sugar a velo. Il sugar a velo è molto bello. C'è anche un vocale, aspetta. What you making? Vuole sapere cosa sto facendo. Va bene, quindi secondo le istruzioni di Kim dobbiamo usare lo sugar a velo. Ah, però la gestione del tempo come al solito non è fatta bene, cioè qua ha quasi finito di sciogliersi. Quindi ci metto i marshmallow, che non ci stanno, cioè è evidente da qua che non ci stanno. Potremmo aggiungerne un po' per volta e vedere come va. Cosa può cambiare nel tempo? No, facciamo così. Mio malgrado cambieremo recipiente. Aspetta che devo fare una breve ripresina col telefono perché questa roba qua è troppo goduriosa. Va che roba, c'è profumo di fabbrica del cioccolato di Willy Wonka. No vabbè Vez, aiuto, cos'è sta roba? Guarda! No, ok, capisco che da vedere non sia granché. Il profumo è indescrivibile. E sono sollevata di poter confermare che i marshmallow colorati non hanno cambiato colore al cioccolato. Ok, assemblo questo e i Rice Krispies. Come? Ancora non lo so, ma vedremo come va. Fino all'ultima goccia. Per quanto se ne resta un po' sulla Marisa. Si sa che le leggi del mare. Quanto è gestibile tutto questo? Insomma, questo sembra quei video in cui assemblano gli slime con dentro delle perline, no? Aspetta che secondo me con un cucchiaio riesco a essere un po' più efficace. Per quanto la ricetta dice di inumidirsi le mani, in modo che non ti si appiccichi troppo alle dita tutto questo, quindi forse potrei anche fare a mano. Mi ricordo che quelli a forma di Frankenstein si erano induriti abbastanza in fretta, però in questo caso penso che il burro invece in questa ricetta qua possa evitare quel problema, almeno per un po', no? Comunque Fede, datti una mossa secondo me. Ok, faccio a mano. Ok, proviamo. Perfetto. Credo debbano venirne 24, sempre dal conteggio della ricetta. Io in realtà non dovrei metterli in un piatto bello, perché dopo c'è un passaggio terrificante che rischia di mandare tutto in vacca. Come sempre, ho due parole per te. Faccio come Phil di Hercules. Sac à poche. Con qualche ovvia deviazione in termini di dimensione, però come da ricetta. Tarà, 24. Eccellente, queste bellissime polpettine adesso se ne vanno in frigo per mezz'ora. Se non hai intenzione di fare decorini sulle tue merendine ai Rice Krispies, questi 30 minuti vengono dedicati alla ricerca delle palline. Tiri fuori l'albero, sistemi, no? Tutti i rametti finti, benissimo. Altrimenti, se tutta l'attrezzatura per l'albero è già pronta per l'uso, andiamo avanti col passaggio terrificante. Il passaggio terrificante sarà, perché non lo facciamo subito, sciogliere 50 grammi di cioccolato bianco sempre a bagnomaria. Non sto a usare la pesaglia, tanto è metà di una tavoletta. Non comincio subito perché lo so che il cioccolato bianco è complicato da sciogliere, specie per me. L'altra cosa, dicevamo, facciamo le fogliette e le decorazioni con la pasta di zucchero. Io secondo me un po' di sugar a velo lo metto tipo così, no? No? Perché temo mio malgrado, almeno per le foglie, di dover usare il mattarello. Avevo considerato tra l'altro di fare le foglioline a mano e farle molto stilizzate. Poi però mi è venuto in mente che ce l'abbiamo, il tagliabiscotti a fogliolina. Forse l'avevamo usato proprio con Kim quando abbiamo fatto le mini tortine alla zucca? Me ne servono 70.000 tra l'altro di ste fogliette, vero? Ok,
che ce ne vogliono 3 per ogni pudding. Oh jeez. Dovrò scaldarla secondo te? O è una di quelle cose che non devi scaldare troppo? Ah, ma già, certo che lo sapevo che bisogna usare lo sugar a velo per queste cose. Ti ricordi l'esplosione di pasta di zucchero nera con la torta con la Marty dell'anno scorso? Quanto fa 3 per 24? Tanto. 3 times 24 is 72. Oh, ok. Uno. Però sono molto carine. Due. Ci vediamo tra 75 anni, tra 72 anni. Questo è il momento in cui mi rendo conto che la faccenda di bagnare la formina non è semplicemente una cosa così facoltativa che rende tutto più semplice. Credo sia fondamentale. Tre. Due, uno! Splendido! Speriamo siano 72. A vederle così non mi sembrano 72. Comunque, vista la mia abilità nel contare le cose, questa sta in giro, nel caso ci servano fogline aggiuntive. E poi adesso, stesso procedimento, faccio 24 pallette rosse. Quanto grandi secondo te così? Facciamone uno di prova, assembliamone uno da 3. No, vabbè! Cute! No, vabbè, non è possibile, ma sono giuste. 24! Sai che non sono neanche sicura di usarla la sac à poche? Vabbè, la ricetta dice sac à poche e noi eseguiamo. Secondo me 50 grammi sono pochi. Ah! Ok, ce la faccio. Cominciamo da quelli meno belli, che sono questi qua. La ricetta dice che devo aspettare un po', perché effettivamente adesso è molto liquido questo. Sì, mi sono messa una bacchetta in testa. È un'emergenza. Di nuovo mi ricordo il video fatto con Kim degli alberelli sopra i cupcake, per cui effettivamente così era ancora troppo presto. Dai! Ok, ho paura che poi passi troppo tempo, quindi adesso proviamo. È stato intelligente fare le foglioline qua sopra, vabbè. Sì, è ancora troppo liquido. È anche vero che devo fare effettivamente una sbrodolata. Ti confermo anche che 50 grammi di cioccolato bianco non bastano. Oddio, oddio! No, vabbè, ma scusa, dai, sono carinissimi! Comunque non ho aspettato abbastanza perché mi hanno assemblato priva di pazienza. Comunque mi sembra che siano venuti bene lo stesso. Ti dirò che una delle cose che guadagna di più aspettando, e forse è la fiera dell'ovvio, sono io che sono stupita, sono le foglioline. Cioè più tempo la pasta di zucchero si secca un pochino, più riesci a metterle più a ventaglio e sono molto più carine secondo me che piatte così sopra, però sono carine anche. Ok, allora adesso sistemo tutto quanto, poi facciamo le foto, però per l'assaggio per forza, dobbiamo tenerlo come ricompensa quando abbiamo finito l'albero. Bene, ora che ho qui pronta la ricompensa per quando sarà finito l'albero, dobbiamo occuparci di trasformarlo da albero di Halloween ad albero di Natale. Il ricciolo non si è vissuto bene le settimane extra. Ah, è vero che questo è il festone viola che non finisce mai? I 25 metri di festone. Ale, una tela bianca su cui ricominciare da capo.
Senti il suono celestiale che fa questa. Non so dove metterla. Ah! Qui? No, c'è già qualcosa? Qui? C'è un rametto? Sì. Ma non suona qua però. Aspetta. Qua su? Un po' meglio. Ti ricordi che la punta d'oro si è rotta? Non mi ricordo se l'anno scorso, l'anno prima, non lo so. Anche la punta rossa ha passato un anno un po' così. E onestamente same, quindi mi piace ancora di più. No vabbè, lo adoro. È chiaro che c'è un pattern cromatico, però con tutte le palline cui ormai sono affezionata, che fanno la loro comparsa sull'albero, somiglia molto di più agli alberi di Natale della mia infanzia. Per cui c'è questa di Ridella che mi ha regalato Kim, il maiale col tutù che mi ha regalato la Marti. Dov'è Ross? Qua? Sempre che mi ha regalato la Marti, la TARDIS, il fenicottero. Poi ci sono alcune presenze di lavoretti fai da te degli anni scorsi, gli schiaccianoci fatti con le mollette da bucato. Oh no, aspetta che io ogni volta che vedo la pallina di John McClane muoio. Sono molto contenta tra l'altro quest'anno perché questa ridicola campana d'oro e rossa che avevo rubato a mamma quando sono andata a prelevare tutti gli addobbi d'oro qualche anno fa, finalmente può fare la sua comparsa sull'albero. Tutte palline storiche a cui sono molto affezionata, quella di Hever Castle dove sono stata con la mamma. E si sa, ogni anno, per buona fortuna, ci vuole almeno una pallina nuova sull'albero. E ne ho trovata una da Tiger che... è un broccolo! È risaputo che il broccolo è la miglior verdura verde. In assoluto proprio, non c'è gara. Quindi per celebrare il nostro amore per i broccoli lo metteremo qua. Che si veda bene. È demenziale, lo adoro. Ah già, e a momenti mi dimenticavo di nuovo la pallina di Jack, che no, non era sull'albero di Halloween. Che fail. Dove ti metto? È un po' nascosto, però sappiamo che c'è. No vabbè Vets, mi piace tantissimo, mi scalda veramente un po' il cuore quest'anno. Spero piaccia anche a te quest'albero che temevo somigliasse troppo a quello Candy Cane. Invece con appunto ormai tutto il catalogo di oggetti a cui sono affezionata, le new entry che significano qualcosa in pratica solo per me e te, e l'oro, insomma mi sembra che sia ben differenziato. E poi quest'anno, cioè non c'è questione su dove debba stare la sedia di Babbo Natale, direi. C'è così tanto ovo che si vede a malapena. È bellissimo, lo adoro. Quindi secondo me siamo stati bravi. Quindi finalmente possiamo assaggiare sto dolcino. Cioè il punto era di mangiarli mentre facevo l'albero, ma ero concentrata nel fare l'albero. E ho il dubbio che anche se è passato un bel po' di tempo, non te lo nego, uno si sporchi lo stesso. No, poco e niente. Ok. Cioè, guarda, guarda come mi sta con l'estetica della stanza. Bellissimo. Da che parte cominciare? Da qua. È ovvio che è buonissimo. Sembra... com'è che si chiamano quelle merendine col riso soffiato che piacciono alla Marti? Il cioccorì, mi sa. Molte volte quando devo chiudere un video, specie se giro da un sacco di ore, do un morso a una cosa, poi finisco il video e finisco di mangiarmelo dopo. Qua, se mi aspetti un momentino, mi finisco questo perché non riesco a resistere. Sì, bravi tutti. Meno male che ce ne sono altri 23. Bene, Vets, grazie infinite per avermi fatto compagnia durante questo pomeriggio di dolciumi e di costruzione di quest'albero che, ti ripeto, mi emoziona come quando ero bambina. Insieme a questo video è uscito il vlog delle decorazioni, in cui ti faccio vedere i giorni in cui ho assemblato questo sfondo e quello della cucina, come peraltro avevo previsto nel vlog. Prima mi ero dimenticata di accendere questa striscia di lucine, fanno tutta la differenza secondo me. Adesso possiamo dire che lo sfondo è completo, tra quelle lucine lì e l'albero. Come sempre tutti i link possibili sono nel master post che è linkato qui nel box del video. Ci sono la ricetta originale, tutti i materiali che ho usato per fare i dolcetti a forma di pudding e tutto quello che ho usato per le decorazioni di quest'anno, che spero tanto ti piacciono. Grazie mille per aver guardato questo video e per la prima volta in questa sequenza finalmente lo posso dire, ti abbraccio e se ti va ci vediamo domani. Ciao!